video tutorial mostrò come realizzare questo poncho mantellina che io ho chiamato Butterfly. Per poterla realizzare ho usato il filato dell'Adrian Wool linea pescatore, un filato che non avevo mai lavorato e che ho adorato perché è diverso dal solito. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 300 metri ed è formato dal 50% lana, 50% polipropilenica, che è una fibra molto particolare, permette di non assorbire l'acqua, quindi si asciuga anche velocemente, non pizzica, non è un acrilico e vi posso assicurare che il gomitolo è veramente morbido e si lavora facilmente. Io come sempre vi lascerò il link al sito Uncentando Filati Elsa, scusatemi, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Ve ne faccio vedere altri tre, che sono il nero, il marrone e il panna, ma ci sono anche il bianco e il tortora. Questi sono i colori che ho e sono i colori base di questo filato e io li trovo perfetti. Per una taglia S, come vi dicevo, io ho lavorato tre gomitoli con l'uncinetto del 4,5. Per una taglia M vi consiglio 4 gomitoli, questo perché potete fare la stessa larghezza mia, ma in questo caso voi poi le maniche non verrebbero così aperte, verrebbero più chiuse perché dovete andare a stringere, ad allargare la cucitura rispetto a me. Quindi vi consiglio 4 gomitoli in modo tale da avere i rettangoli più lunghi rispetto a me e vi consiglio di mettere due motivi, se non anche 4 motivi in più. Per una taglia L vi consiglio anche nel vostro caso 4 gomitoli. Un'altra cosa, se volete il poncho però lo volete sfumato, vi consiglio come filato lo Yo-Yo All Memole, sempre dell'Adrian Wool. Se invece volete colori più briosi ma sempre monocolori, vi consiglio l'Everest o anche il Calico della Lana Gatto. Se invece volete qualcosa con il Lurex, vi consiglio il Baci Rubati. Non vi consiglio invece per quanto riguarda l'incantesimo, perché forse è un po' troppo sottile per poter realizzare un poncho che vi tenga belli caldi. Quindi in questo caso vi consiglio qualcosa di un filato un po' più doppio rispetto all'incantesimo, però se lo volete utilizzare non è un problema. Mi raccomando, quando scegliete un filato diverso dal mio e non siete sicura sulla quantità che dovete comprare a seconda della taglia, scrivetemi e sarò ben felice di darvi una mano. Un'altra cosa che vi devo dire, per chi acquista il filato che ho usato io o un altro filato sempre per realizzare questa poncho mantella, avrà in omaggio all'interno del pacco anche il PDF dove c'è lo schema scritto per realizzare il poncho. L'ho scritto io, quindi c'è scritto ogni giro come dovete fare, le varie cose, misure per aumentare, per diminuire, quindi avete tutte le info in modo cartaceo, in modo tale che chi non vuole seguire il video o chi ha bisogno di entrambe le cose avrà gratuitamente il PDF. Invece il PDF lo trovate anche sul sito, non è gratuito, è al costo di 3,50 €. Quindi se non volete acquistare il filato e non volete seguire il video, potete comunque acquistare il PDF. Detto ciò, parliamo della creazione. Sono due rettangoli che vanno cuciti insieme. Il punto che ho scelto è molto semplice, sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questa lavorazione un po' particolare, ma che trovo veramente stupenda perché dà ancora più movimento appunto a questa mantellina o poncho, come vogliamo chiamarla. Una volta creati questi due rettangoli e io naturalmente nelle foto che vi metterò prima di iniziare il video vi metto le misure in modo da rendervi conto quante sono grandi i miei rettangoli e quanto più o meno dovete andare a fare voi se siete una taglia più grande rispetto alla mia. Dicevo, una volta fatti questi due rettangoli si vanno cuciti all'altezza delle spalle e poi vanno cuciti insieme anche qui per dare appunto la forma del corpo e dare vita poi a queste maniche che si aprono a farfalla, così alle ali di farfalla, se vogliamo essere più precisi. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook. Noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra mantellina poncho, io ho deciso di utilizzare questo gomitolone dell'Adrian Wool che si chiama Pescatore. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 300 metri. È formato dal 50% lana e 50% polipropilenica. Spero di averlo pronunciato bene, che è una fibra che è molto resistente, che si asciuga in maniera molto rapida, non è un acrilico e infatti il filato è morbidissimo. Io ho scelto il colore del grigio e nel sito ne trovate presenti altri 5 colori per un totale di 6 e sono i colori base, quindi abbiamo il grigio chiaro, il nero, il grigio scuro, il marrone, il bianco e il panna. Lavorerò con l'uncinetto il numero 4,5, ma vi dico già che
noi andremo a realizzare due rettangoli, uno avanti e uno indietro. Per ogni rettangolo io monterò 141 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14. Si ottiene su un multiplo di 14 a cui poi va aggiunta una catenella, quindi 141 più 1, mentre nel mio campione io ho montato 43 catenelle, quindi 42 con multiplo di 14 più una catenella. Se voi volete fare i rettangoli più lunghi, quindi che vi copre maggiormente le braccia, dovete andare a aumentare di 14, quindi 14, 28, e stando presente che alla fine, quando fate il conto, dovete sempre avere quella catenella in più che vi permette di avere inizio uguale alla fine. Quindi, come vi ho detto, io nel campione ho montato 43 catenelle, quindi un multiplo di 14 più una. Adesso possiamo andare a fare i giri. Come adesso non iniziamo con il primo giro, ma con il giro base, quindi è un giro che poi non verrà più ripetuto, meglio verrà ripetuto ma in maniera leggermente diversa, quindi preferisco chiamare questo giro base. Poi andremo a chiamare gli altri giro 1, giro 2, giro 3, e quindi per tutta la lunghezza, per tutta l'altezza del nostro rettangolo andremo a dal giro 1, giro base. Quindi dicevo, ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima delle nostre 43 catenelle e nel caso del mio rettangolo nella prima delle mie 141 catenelle, e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 4 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, e 4. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Quindi è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il giro. Terminiamo il giro base, saltiamo 2 catenelle, entriamo nell'ultimo e facciamo una maglia bassa. Primo giro, andiamo a realizzare 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia. 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 4 maglie alte e vado a fare 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. Prendo il filo, salto tutte le maglie e vado nell'ultima del secondo gruppo di 4 maglie alte e vado a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte, realizzo 4 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, salto tutto e ricomincio da capo, quindi vado dove ho l'ultima maglia alta del gruppo del secondo gruppo di 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Vado a terminare facendo 3 catenelle, scusatemi, 4 catenelle, scusatemi, vado a terminare il secondo giro prendendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove avevo la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta doppia. Ho terminato così il primo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare il mio secondo giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 delle mie 4 maglie alte e vado a realizzare 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto dove ho tutte le catenelle e la maglia bassa, vado direttamente dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado tra i due gruppi delle 4 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 4 maglie alte e vado a realizzare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho la prima delle 4 maglie alte, vado a realizzare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 4 maglie alte e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle 4 maglie alte e vado a realizzare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, prendo il filo, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4.
Devo fare questo quindi per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 ed entrando nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio terzo giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 4 maglie alte e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. E ricominciamo da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima del mio gruppo di 4 maglie alte, realizzo 4 maglie alte. 1, 2, rientro 3, rientro 4. Prendo il filo, vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 4 maglie alte e vado a rialzare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Vado dove ho la prima del gruppo di 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta del gruppo di 4, del secondo gruppo di 4 e vado a realizzare 4 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il terzo giro. Termino il terzo giro andando a fare 3 catenelle. Entrando nella maglia bassa che ho fatto nel giro precedente, vado a fare una maglia bassa. Quarto e ultimo giro. E andiamo a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo e andiamo nella prima maglia alta del primo gruppo di 4 maglie alte e realizziamo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra i due gruppi di 4 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'ultima maglia alta del gruppo di 4 e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4. Prendo il filo, salto tutto, ricomincio da capo e quello che vado a fare lo faccio per tutto il quarto giro. Quindi entro nella prima delle mie 4 maglie alte e vado a realizzare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Prendo il filo, cioè scusa, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 4 maglie alte, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima del gruppo di 4 maglie alte e realizzo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4.
prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la prima del gruppo di 4 maglie alte, realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra i due gruppi di 4 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima del gruppo di 4 maglie alte, realizzo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Faccio questo quindi per tutto il mio quarto giro e vado terminando prendendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare la mia maglia alta doppia. 1, 2. Ho terminato così i miei quattro giri. Adesso, come vi ho detto, non si ripete il giro base, ma si ricomincia direttamente dal primo giro. Quindi mi giro con la lavorazione, vi faccio rivedere un attimo come fare. Andiamo a fare le nostre 4 catenelle, che sono la prima maglia alta doppia. Andiamo dove abbiamo l'ultima delle 4 maglie alte, andiamo a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. 1, poi 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto tutto, vado direttamente dove ho l'ultima del gruppo di 4 maglie alte, del secondo gruppo di 4 maglie alte, e vado a fare le mie 4 maglie alte. Quindi questa è la lavorazione che andremo a fare. Questo è il nostro motivo. Io crescerò in altezza i miei rettangoli, vi dirò quanti motivi ho fatto e ricordatevi, dobbiamo fare due rettangoli, uno davanti e uno dietro, e poi li andremo a cucire insieme. Dunque, io ho terminato i due rettangoli, sono andata a lavorare ripetendo il motivo per 10 volte e quindi sono andata a lavorare per, diciamo, circa 42 centimetri. Ho fatto sia il pezzo avanti che il pezzo dietro e poi sono andata a cucire sulle spalle e ho cucito per circa 26 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno. Diciamo che sono andata a cucire per, togliendo questo qui, per 1, 2, 3 motivi e mezzo, però sono in totale 26 centimetri sia da questa parte che quest'altra parte. Per una taglia M cucite per 24 centimetri, perché 26 temo che una taglia M comunque la testa non entri, entri proprio un pochettino, quindi meglio se andate a cucire per 25-24 centimetri invece che 26 come ho fatto io. Per una taglia L direi stare sui 24-23 centimetri. Una volta fatto questo, adesso dobbiamo andare a creare le nostre maniche. Per creare le nostre maniche io non andrò a cucire qui al bordo, perché voglio che qui le maniche vengano tipo un po' a farfalla. Quindi che faccio? Vado a cucire in questa maniera, conto sempre i motivi qua sotto, quindi questo è un mezzo motivo, se perché uno solo, un gruppo di 4 maglie alte, qui invece due gruppi, quindi un motivo, e qui un altro gruppo ed è un secondo motivo. Andrò a cucire passando il filo attraverso i gruppi di maglie alte qui, passando sia dietro che avanti, quindi faccio combaciare bene la lavorazione sia dietro che avanti e vi faccio vedere come andare a cucire. Tenetevi presente che io cucirò, come vi ho detto, per due motivi e mezzo. Secondo me va bene anche se siete una taglia M, se invece siete una taglia L e avete messo il mio stesso numero di catenelle, andate a cucire per un motivo e mezzo, quindi fermatevi qui e andate a cucire qui. Per una taglia M due motivi vanno bene, al massimo vi fermate un po' prima, andate a cucire qui, quindi fareste due motivi totali, mezzo, uno e mezzo, quindi andrete a cucire in questa maniera, mentre io andrò a cucire qui. Se avete fatto molti più motivi, diciamo che dovete capire, indossare un attimo il vostro la vostra mantella sopra a quello che indosserete solitamente quando la metterete, quindi se non so, una giacca di pelle, ve lo mettete sopra, vedete i fianchi e vi mettete i marcatori in modo tale che andare a cucire, lasciare lo spazio libero qui al centro, in modo tale che quando la infilate
la mantella poi non vi stringa, e andare a capire quindi quando andare a cucire sopra. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andiamo a cucire. Allora, mi sono agganciata con il filo e l'ago, quindi qui vedete dove inizierò la cucitura, e vedete, entro con l'ago qui dove ho la quarta maglia alta e faccio attenzione di entrare anche qui sotto, perché devo cucire entrambi i lati, e vado a cucire in questa maniera. Anche qui di nuovo vado dove ho qui la quarta maglia alta e sbuco qui dove ho la quarta maglia alta, quindi sopra e sotto, e vado a cucire. Ho la maglia alta qui, quindi continuo a salire, e ho la maglia alta qui, e vado a tirare il mio filo. Mi raccomando, non tirate troppo, tenetevi una lavorazione morbida, e vedete che cucendo con lo stesso filo non si vede la cucitura, perché è qui sembra maglia alta, quindi si nota ben poco. Quindi ancora continuiamo, vado dove ho la maglia alta qui in alto e sbuco anche qui in alto, e vado a tirare il filo, maglia alta avanti, maglia alta dietro, e tiro il filo, maglia alta avanti, dietro scusate, maglia alta avanti, e tiro, maglia alta avanti, maglia alta dietro, e tiro. Continuo così e farò la stessa cosa naturalmente anche da quest'altra parte. Non cucite fino a sopra, come vi ho detto io ho 42 centimetri in altezza, e andrò a cucire un massimo di, non penso di fermarmi sui 18 centimetri massimo, comunque poi vi farò sapere, perché naturalmente mentre cucio mi andrò a riprovare la mantella, perché voglio comunque la manica qui in alto sia larga e che faccia questo effetto apertura solo sotto. Vedete, si vede proprio l'apertura che farà. Quindi, ripeto, io adesso andrò a cucire, vi dirò per quanti centimetri sono andata a cucire e poi farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Una volta fatte queste due cuciture, quindi la nostra mantellina poncio sarà terminata. Alla fine sono andata a cucire per 20 centimetri, lasciando quindi 22 centimetri aperti sopra. Vedete così. Questa è la ma dove si infila la manica, questa è la parte che viene aperta quando ci si muove, e questa è la parte dove si infila da sotto la nostra mantella. Qui ho fatto l'altra cucitura e quindi possiamo dire che la nostra mantellina poncio è terminata.